Vado, eh? No, non ci sono, non ci sono! Non è... Non me ne frega nulla, ok? Non no, me ne frega. No, e poi sei lì, guardati, sei eccoti, lì. Eccoti. Ma che ci devo fare con sto diapason? Ti potrei dare un sacco di suggerimenti, ma sono family friendly. Comunque, iniziamo subito, siamo nella modalità. Cos'hai, lo scoppio ritardato? Vabbè, siamo... vedi, non ci sono ancora. Adesso calcola. Ci sei, vero? Siamo nella modalità di Roblox del metal detecting. È una roba proprio all'avanguardia. Mamma mia. Io e Giorgio ci abbiamo già giocato, ok? Anna voleva giocare, ma purtroppo non ha trovato spazio. Quindi non c'è stata. Ma questa volta ci sei, Anna. Sei contenta? Sì, ci sono. Già sto scavicchiando. Ah, ti spiego subito, Cico, come funziona. Praticamente tu ti metti sopra le cose che luccicano, no? Okay, e poi devi cliccare. Scavo. Bravo, devi cliccare la pala. Soltanto che il problema è che la pala la devi cliccare una miriade di volte, la devi cliccare più volte in base a quanto è ricco il tesoro che stai scavando, ok? Ho capito. Bravo. Se ne scavi uno preziosissimo, allora poi puoi tornare lì indietro e venderlo. Puoi anche, come al solito, poi migliorarti lo zaino, ci sono tutte le varie costa cose. Costa troppo però. Perché tu adesso sei una pippa, invece io e Giorgio flexiamoci le nostre strumentazioni. Vabbè, io non tantissimo, ma il super metal detector. Ma anche tu non devi sminuire la tua proagine una volta tanto che sei bravo, Giorgio, Per una volta, capito? Fai sempre schifo e una volta che sei forte invece ti sminuisci. Grazie. Guarda, ho trovato un rusty ring. Bravissima, vieni Giorgio, andiamo a flexarci con Cico che a lui si rosica sempre. Flexiamo. Cico dove? Anch'io flexo, guarda. Vedi. Ma che cos'hai tu? Un cucchiaio sporco, guarda che strumentazione abbiamo noi altri invece. Guarda che zaini che abbiamo. Pregiata, mamma mia. E guarda che pala anche. Guarda, la mia pala è più grande, cioè porca miseria. Ma che cos'è? No, è una paletta proprio assurda. Una pala, mamma mia, guarda, una spalazzona incredibile. Sto scavando bene io. L'obiettivo. Ho trovato un tappo. Quando salirete di livello, che io adesso sono l'unico a livello 27, voi siete tutti dei puzzoni invece. Però una volta che salite di livello potrete andare nella zona successiva, che in questo caso è... io ci sono già andato, ovviamente. Ok? Ecco, ovviamente. No, ci vuole troppo, vedi, io sono scarso. Guarda quanto sono scarso con la palettina. Devi scavare, scavare. Devo scavare tantissimo. Io ho trovato un teschio di diamante, una cosa incredibile. Io la cassa forte, mamma mia. Però c'è una cosa. Tappino, mamma bravi, mia, bravi. Tappino. C'è una cosa che non è ancora successa e io aspettavo proprio questo momento. Vedo che qui ci sono diverse cose da comprare. Oh, allora. No. Ci sono i soldi infiniti, poi c'è l'autoclicker. L'autoclicker! Però l'autoclicker non è tanto buono, secondo me, l'autoclicker. Ma secondo me no. Ma... è un po' sbarazzino. Anche perché diciamo. Uno potrebbe usare... no? No. Beh, scusa, se uno è molto... Io ho trovato una roba grossa, comunque, tipo io così, lo dico. Io sono molto veloce. Guarda come clicco veloce adesso. C'ho un dito pazzesco. Ma è pazzesco. Avete visto? Lì. Guarda, lo rifaccio, lo rifaccio. Guarda, vieni qui, Cico. Guardami. Sto arrivando, aspetta. No, dai, stai facendo gli fatti tuoi. Ti stai facendo. Io sto aspettando. Vieni a vedere. Guarda come clicco veloce. Guarda. 3, 2, 1. Già fatto. E poi. Ma come? Non l'hai neanche fatto. Ma no, troppo. Sono pazzesco, sono pazzesco. Clicco come un pazzesco. È una cosa incredibile. Quanto hai fatto? Ho fatto 40.000 miliardi. Ma adesso... dammi qualcosa, no? Ma sei pazzo? Non posso darti niente. Adesso come scavo un pazzo? Sacco. Certo, sei pazzo, sei fuori di te. Adesso scavo un sacco. Guarda. Scavo un sacco, riempio lo zaino perché il mio zaino ospita 24 cose. Ma come 24? Io ho appena preso lo zainetto nuovo. Mi dispiace tanto per voi di questa cosa. Adesso io sono pieno, quindi andiamo a vendere. Mi sono fatto da 1.700.000 che avevo 1.900.000, beh, non male. Non male. Adesso, invece di regalare qualcosa al povero Cicchito Ballerito, che è poverissimo, capito. Posso decidere di comprare un metal detector più avanzato. Io sono arrivato pure a questo qui. Certo. Potrei decidere addirittura di comprarne uno migliore. Oppure... io quello di legno, è buono quello di legno. Bravo, sì, quello di legno è una cosa, guarda, spettacolare. Le pale costano un botto invece. Le pale costano ma le pale tantissimo. Sono buone. Sì. Velocizzano un botto. Sì. Tu sì che ti intendi di metal detecting, Giorgio. Sono un veterano. Un veterano. Bravissimo. Ma ti spicco? Mamma mia. Pazzesco. Mamma mia. Lo sapete cos'altro? È un posto dove si trovano un sacco di tesori scavando. Ed è un posto di spicco? Di spicchissimo. È il gruppo. Io lo so, mi sa. VGF. VGF. Brava, il gruppo VGF di io sto trovando comunque cose pazze. E se. È una cosa.
cosa da 150.000 scavate. Dai, non vale, dai anche a me. Ma ti do, guarda, ma ti do la terra che scavo, ti do invece. E anche quelle più costose di quelle che trovo. Tu cosa stai trovando? Tappi di bottiglia? Sì, tappini e bottiglie. Io ho trovato delle triste reliquie di bronzo. Beh, una roba mica male. Vediamo cos'era 150.000. Un forziere d'oro, mamma mia. Guarda, cioè, mamma mia, e delle valigette di soldi. È un altro forziere d'argento. E quanti forzieri? È una cassaforte piccina. Un'altra, mamma mia. Ma quanti? Adesso sai cosa faccio? Oddio, ho trovato uno che per scavare devo fare 500 click. Non è giusto, sarò qui 20 anni. Dai, non è giusto, tanto tu non ci riuscirai mai a fare 500 click. Non hai neanche la velocità del dito che ho io, che guarda io. Sono di una velocità a cliccare, guarda, pazzesco, un uomo. Ho trovato uno. Anche Giorgio, Anche Giorgio? Ce l'hai anche io tu? Faccio... Bravissimo! Motorino, facciamolo tipo insieme, così scaviamo un sacco di più. Sei pronto? Okay, aspetta. Okay, via, aspetta, ma finisco questo qua. Ok, sono pronto. Vabbè, 3, vabbè, 2, 1, vai! ne ho trovato uno da 150.000, molto buono. Va bene. Quando avrò finito di scavare qui, ho intenzione, sono malintenzionato, perché non come esiste una modalità di Roblox dove la Ionio non shoppa almeno un Roblox. Questa cosa mi urta, no? Quindi secondo me, del resto, tuttavia, cosa vorresti fare? Potrei acquistare. No. Vedo che ci sono molte cose buone, però, tipo Compra tutto. Allora, c'è doppio scavato, tripla esperienza, doppi soldazzi. Triple esperienza non è male. Ma doppi soldazzi anche meglio. Ma doppi soldazzi costa un sacchissimo di più. Ma doppia esperienza per allora, più livelli e passi ai livelli migliori. È buono, infatti. È buono. Poi doppia, c'è doppia esperienza, vai, basta. Ho preso doppia esperienza, ma non sono ancora soddisfatto. Potrei prendere il VIPS. Il VIPS mi permette di entrare in questa caverna qua. Che magari ci sono delle cose segrete. Quella è buona, Ma io vuoi sapere cosa ho trovato nel buco da 500? Dimmi tutto prima. Una valigetta piena di soldi. Brava, ne ho trovato tipo 64. Però bravo. Complimenti. No, è roba dell'altro mondo, Anna. Sei proprio sbanunosa. Adesso vado nella caverna per VIPS. Qui, mamma mia, qua ci saranno tesori. Cosa c'è? Ma è no, è tutta vengo rotta. Vengo anch'io. Non puoi, non sei VIPS. Ma giusto, io sì. Pss. Aspetta, VIPS. No, qui mi esce. Ma sono le stesse. Però c'è una concentrazione. Ma è zozzeria! Ma cosa stai dicendo? Cioè, ma è buona o non è buona? Non lo so, sto decidendo. Ma succede? Come succede? Ci ho speso. Come succede? Non lo so, è zozzeria! è poca roba, ci sono le stesse cose di fuori. Qual è il vantaggio del VIPS? Ce n'è di più, è per quello. Ho capito, ma non è che fare due passi. Non c'è gente che te li ruba. Ma non te li puoi rubare, sono tutti, ognuno ha i suoi di tesori. E allora non lo so. Ho preso una fregatura. Allora è stato un po' una truffa, Ma non vale. Cioè, aspetta, sì, magari vale, sì, però sì. Sto vedendo che davanti ai miei occhi ci sono una serie di forzieri. Magari questi forzieri non sono solo visivi, ma io posso rubarne. Vediamo, allora, prima di tutto poi no, sono solo sono visivi. Truffato, basta. Ma questa caverna mi sembra un po' una fregatura, per non dire truffa, altro, diciamo. Ma sembra tipo se Catorgio ti invita a cena e poi mangi scorze di formaggio. No, vabbè, sono buone quelle che ho io. Sono buone le scorze di formaggio. Ma non saprei. Ma non quelle Catorgi. Quelle Catorgi che non c'è rimasto niente, c'è rimasto soltanto il bordo del formaggio, quello dove ci scrivono sopra la carta, perché lui se li mangia i formaggi. Vabbè. Io vado avanti nella seconda zona, come potete vedere. Anch'io. Non puoi, perché comunque sei io. Comunque io ho trovato 3 buche da 500 di fila, Che fortuna. Non vale. Io da 50. Anna dai. Sta imbrogliando, secondo me. Non è vero, mi sta anche facendo male il braccio e il dito. Anna imbrogliona. Non puoi imbrogliare, Anna. Non si fa, Anna. Cioè, mica qua che stiamo cliccando velocemente. Cioè, io mi sono allenato per anni. Per poter. Addirittura? Certo, la tecnica del capito? Guarda che è una cosa. Capito. Cioè, non tutti possono permettersi di fare così. Cioè, solo alcuni hanno imparato. Solo prescelti, solo i prescelti. No, anche Giorgio, mi sa. Sono un prescelto. Secondo me anche Giorgio. È proprio un prescelto, Giorgio. Sì, ma guarda che è proprio un prescelto veterano. Cioè, una roba. Adesso puoi capire di cosa state parlando. È il fatto che io e Giorgio abbiamo la tecnica. Guarda come sto cliccando. Cioè, è una cosa.
anche senza le mani. Ho capito, invece, loro. Per quanto mi riguarda, è tutta fatica del mio sacco, quindi sono anche più meritevole di quello che trovo. Ma sai, ma cosa stai? Continua così, vedrai che andrai molto avanti a essere meritevole quello che trovi. Non trovi nulla, trovi un tappo di bottiglia. Ho trovato 3 valigette di soldi. Brava, io ho trovato un uovo di dinosauro, un calice d'argento. Ma cosa? E una barca ho trovato. Sì, ti una piacerebbe. Sì, una barca intera. Aspetta un po', sto per arrivare a 3 milioni. Con 3 milioni posso comprare il metal detector forzuto. Sei geloso, È un pochino, A te invece un cacchio. Ma scusa, ma cambiatelo anche voi. Quale avete? Sto cambiando, ma ho preso schifo. Quello da 1 milione. Tu, Giorgio, non mi interessi, tu sei forte. Voglio sapere del Sbanunanna e Ballerito. Quale da avete? 3.000. Da 3.000. Che schifo, solo. Sì. E Anna? Non lo so, adesso sto comprando quello da 3.500. Non posso. Che schifo, ma scusa. Ah, io ho trovato una cosa da 500.000 click. Scusa, un quanto ci hai guadagnato? Da 500 click, non 500.000. Ma allora fai schifo. Ma io pensavo, io trovo quelle da 150.000. Ho capito, ma nel mio piccolo ti dico cosa faccio. Ma hai cercato... all'inizio è così, sempre. Pure noi eravamo così. Però lo siamo rimasti per poco tempo. Grazie alla nostra capacità di premere velocissimo. Questa è una tecnica sciocca. No, è meglio che non dico qual è la vostra capacità. Questa, sei solo invidiosa che tu non ce l'hai. Questa è una tecnica che si impara soltanto nel gruppo VGF di Roblox. Mamma mia. Cioè lì c'è un maestro cinese antico veterano che ti insegna questa tecnica. Ti insegna segreta. Esatto, come cliccare velocissimo. Cioè è una cosa che solo fammelo lì. Ma lo conoscere questo veterano. Non puoi, no, perché è stanco. Ha detto che la insegnava a 2 persone. E poi basta. Siamo arrivati. Che sfiga. Siamo arrivati io e poi è arrivato Giorgio. Accidenti. E poi basta. Così per caso è finito. È finito. Comunque io ho 3 milioni, quindi posso comprare il metal detector più buono. Allora, sono arrivato a questo qui. No, questo qui. Posso prendere quello dove è? Questo qua, da 3 milioni, questo qua. 3 milioni è troppo, papà. No. No, secondo me questo qua. Questo qua. Cioè, guarda qua. Questo qua trova tantissimo. Questo qua trova di tutto. Vado di nuovo nella caverna per Vips. Che trova magari. Le statue. Mi capita la fortuna. Sono tentato di comprare anche il per 3 dei suoi per 2 soldi, però. Sì, Ma è costoso, è troppo costoso. Non mi piace. Non conviene, fidati. No, è un prezzo sei incredibile. Sei già abbastanza rotto. Ma compra altro, capito? No, non c'è altro. La cosa, il Vips è stata una fregatura. Cioè almeno compravo i soldi, erano buoni. È proprio una fregatura. Comunque ti stai pensando? No, cioè, mi sembra che c'è anche il per 3 dei click. Quello lì farebbe comodo, Mamma mia se fa comodo quello. Perché tipo io ora comunque ci metto una. Anche con la tecnica quella lì del pazzesca vecchio. Del vecchio cinese ci vuole un po'. Vado a comprare, mi sa. Vado a comprare. Perché no, ma è importante. Bisogna avere tutte le armi di cui si può disporre. Cioè il maestro sarebbe stato fiero di me. Stavo per comprare. Ma quanto costa? Allora, per Double Dig. Costa 650 Broblux. Mamma mia, troppo. È costoso. Cioè a quel punto mi compro per 2 soldazzi. Cioè, Tanto vale. Dai. L'ho fatta. A questo punto. Che vuoi farci? Adesso ho doppi soldi, tripla exp e sono già a livello 38. Però Come mai? Perché ho comprato tripla exp, borbottoso amico mio. Oggi non sono borbottoso, quindi sei sempre borbottoso. Ora urli per mascherare il fatto che sei borbottoso. Intanto voi continuate a raccogliere robe fighissime e noi solo tappi di bottiglia, quindi siete cattivi. Non siamo cattivi, noi siamo forti e poi io non sono neanche più tanto amico di Giorgio, quindi... Borbotti, scusa, lo sai che a me le persone... Ma mi stai antipatico, se comunque è proprio lento da scavare, raga. Cioè bisogna potenziarsi la pala. Come faccio a cliccare senza la le mani? La paletta è proprio assurda la mia. La tecnica occulto. Pensa che la mia tecnica occulto mi permette di scavare senza le dita. Con la forza del pensiero. Con le mani scavi. No, col pensiero. Scusa, ma posso fare una piccola domanda? Fammi questa domanda. Io ho scavato più di Chico in teoria. Perché lui è a livello 13 e io all'8? Non lo so. Evidentemente lui ha scavato più di te. Non penso proprio. Ha trovato tesori migliori. Lo so io che ha trovato. Chico, la tecnica mi sa. Chico! Chico, ha
attivato la tecnica di Okuto per premere veloce. Dai, no, non, come hai fatto? No, ha costretto il cinese. Sono andato dal cinese. No, il cinese detto... non c'era. Ha detto insegnava a due. A due. E non dico chi era allora. No, Gico. Io non te l'ho insegnata, te l'ha insegnata Giorgio. No, sì. Non è vero, non è vero. Vedete, una tecnica cattolica. Silenzio! Allora, Giorgio, hai insegnato tu a Cicco la tecnica segreta che il maestro ci ha detto di non insegnare ad anima viva per tutte le nostre vite miserabili? Ho ceduto alla tentazione. No, Giorgio, Giorgio! Il maestro sarà furibondo adesso, Ma non c'è più adesso. Non lo può sapere più. Ma non è morto. Non è morto. A lui ha detto solo che insegnava a due persone, ma non è che è morto. Cioè, hai capito? Ma io mi ero accorto che appena aveva finito di insegnare a me, boh, era morto, mi sa. È andato in pensione. È andato in pensione, poveretto. Ma dai. Niente, un cacchio, l'ha insegnato a Cicco. Oh, ormai è troppo tardi, non è che posso rimuoverglielo dalla memoria. Sì, quindi... se lo ammazziamo per l'onore del maestro. No, fuga. Dovremmo farlo. Poi vado dal maestro, si è ammazzato. Lui ti ammazza pure lui, sai, la tecnica non potevi saperla. Dai! Non ci posso credere. Mo Anna è l'unica che non la sa. Quindi io sono l'unica scavatrice legit. No, non è legit. Okay. No, è legit. Senza tecnica. Sei senza tecnica. Dai, che brutto. Scusa. Vai dal cinese, fatelo dire. Anna non riesce. E non Anna è un non cinese. Non ci vuole andare dal cinese, fa da sola. È un maestro di arti marziali, brutto ignorante e bestia. Hai detto tu che era cinese, scusa. Vabbè, è anche cinese, ma è soprattutto un maestro. Oh, ma che cacchio è? Ma sei... Scusate. Cos'è tutta sta ridarella? Oh, niente. Ma siete proprio out. Cioè, siete out, hai presente? No. Quando uno è in, no? Si dice che uno è in, vuol dire che uno noi è... siamo out, è siamo fuori, siamo. Voi siete out, che vuol dire che siete... Fuori moda. Ah, ok. Siete proprio out. Vado a insegnarmi la moda dal maestro. Allora no, allora dal maestro non vai più perché porca miseria hai rotto proprio le scatole. Guarda te, oh, sei proprio out. Cioè, veramente. Sei talmente out che ti vesti, non lo so, quei vestiti di tua nonna. Vabbè, hanno un certo stile. Perché sei out. Se fossi in, ti metteresti i capi firmati di ultima moda. Ho capito. Guarda te che schifo di persona. Vabbè, vado comunque. Dal maestro però. No, basta sì, maestro. Vado, basta, non ci puoi andare. Hai rotto le scatole, tanto sei comunque indietro. Leggimi un po' il punteggio, Giorgio, il mio e poi quello di Cicco, per favore. 2.216.000 per me? 4.370. Ah, che schifo. Aspetta che vado a parlare col mio maestro lì. È molto unfortunate questa situazione di Cicco. E invece il tuo, Giorgio, di punteggio, dimmi un po'. E il mio è 954.000. Ah, dimmelo scatticchiando un po' di più con quella voce catorgica che ti ritrovi. 954. E invece smettila, se no ti uccido e ti faccio uccidere anche dal maestro. E invece il punteggio di Anna Sbanunella, poverina? 4.000. Ah, com'è Cicco? 4.500, scusa, sono onesta, sto facendo del mio meglio. Anna sta impegnata, no, infatti parla poco perché è lì tutta scema. Allora, perché se io parlassi mentre scavo, sarebbe una roba tipo... Beh, tecnica proprio. È molto mia. Piacevole da sentire questa cosa, è molto piacevole. Va bene, allora io vi propongo una cosa. Per questa volta io mi fermerei perché scavare abbiamo scavato un bel po'. Io sono arrivato a livello 50. Ciò significa che tra 15 livelli potrei andare nella zona nuova. Però la zona nuova è... 15 livelli vogliono fatti, cioè non è mica facile. Eh certo. Però se vi fa piacere, noi su questa modalità potremmo anche ritornarci. Oh, io ho comperato robe, quindi mi sento abbastanza... Per forza, capito, per forza. Mi sento in grado di ritornare per darti un'altra lezione, Cicco. Per farti capire che non basta imparare la tecnica. Poi vedi col maestro che ma ti cosa faccio. Vedo poi col vedi, maestro? Ma vai, tu è il maestro. A questo punto faccio un ultimo acquisto, forse. Vediamo la pala nuova quanto costa. Cosa? Posso comprarla. Posso comprarla? Quanto costa? 2.500.000 per te non ma è buono. Ma cosa? Io con tutta contenta che ho comprato una pala da 4.000. Invece la sfortuna vi accompagna. E per questa volta mi fermo. Lion, Giorgio, Anna e Cicco out. Ciao.